Presentato da Enel il piano per lo stop dell'unità carbone della centrale Eugenio Montale di Valle Grande. Nave Trieste attracca La Spezia, la nuova ammiraglia della Marina Militare prenderà il posto della Cavour. Epifania, come da tradizione, ha assegnato il premio della solidarietà, quest'anno va al gruppo Giovani dei Sabati della Carità. Trasportelli dedicati al servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, anche nel 2020 sarà utilizzato il sacco viola. Mediateca gremita per Moni Ovadia, al centro la questione palestinese e il difficile momento internazionale. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Teleliguria Sud. Lo avete sentito dai titoli, Enel ha presentato il piano per la dismissione dell'unità carbone della centrale Eugenio Montale di Valle Grande. Botta e risposta tra il sindaco Peracchini e le opposizioni. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. Il comune della Spezia ha ricevuto da Enel il piano di dismissione dell'unità carbone della centrale Eugenio Montale di Valle Grande. Ad annunciarlo il sindaco Pierluigi Peracchini, che non nasconde la sua soddisfazione. Stop al carbone, quello che fino ad oggi era solo uno slogan abusato e da molti pronunciato, ora, grazie all'impegno della mia amministrazione, trova la sua attuazione con l'annuncio di Enel della dismissione dell'unità SP3, ha detto Peracchini. Per il primo cittadino si tratta di uno storico risultato per la città, che oltre alla dismissione dell'unità prevede anche un'accurata bonifica dell'area sulla quale insiste la struttura e il successivo svuotamento dal combustibile fossile presente all'interno del carbonile di Valbosca, che sarà trasferito in altra sede. Per dare avvio alle operazioni è necessario il nulla osta del MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito del quale Enel provvederà a redigere ed inoltrare entro 6 mesi il cronoprogramma attuativo. Ma per le opposizioni in Consiglio Comunale, sullo stop al carbone il sindaco non ha alcun merito. L'uscita dal carbone per la centrale Enel è da tempo di dominio pubblico. Il vero problema è il turbogas ed il futuro dell'area. Così Leali a Spezia, Italia Viva, PD, Partito Socialista, Spezia Bene Comune e Avanti Insieme che continuano. Lo stop al carbone è frutto di un percorso complesso che semmai ha visto protagonisti le associazioni ambientaliste e le mobilitazioni dei cittadini. Peracchini ha solo preso atto della formalizzazione di una decisione già presa. Piuttosto il sindaco dimostri con azioni incisive che impedirà la trasformazione della centrale da carbone a gas, come vuole Enel e come vuole lo stesso governatore Toti, concludono le opposizioni. Incidente stradale alle 14 di oggi pomeriggio sul raccordo autostradale in direzione Sarzana, che ha coinvolto una donna di mezza età. Sul posto la Croce Rossa della Spezia, che ha trasportato la donna in codice giallo all'ospedale. Cambiamo argomento, è arrivata questa mattina alla Spezia la nave Trieste, destinata a diventare la nuova ammiraglia della Marina Militare Italiana. L'unità sarà allestita con i sistemi d'arma in attesa della consegna nel 2022. Vediamo il servizio di Sergio Diofili con le immagini di Daniele Rabuazzo. Si chiama nave Trieste e sarà la nuova ammiraglia della Marina Militare Italiana al posto della Cavour. Varata a maggio nello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia, è arrivata questa mattina nel porto della Spezia, dove vedrà ultimato l'allestimento al Muggiano, consegna prevista 2022. L'attracco allo stabilimento Fincantieri con 6 mesi di anticipo sul previsto e la conseguente protesta del sindacato per la riduzione delle ore di lavoro nello stabilimento stabiese, che si tradurrebbe in circa 300 esuberi per l'indotto. Al Muggiano saranno ultimati l'allestimento tecnico e i sistemi d'arma e eseguite le prove d'accettazione a mare per arrivare alla consegna nel giugno 2022. Per 2 anni e mezzo, dunque, la nave avrà base alla Spezia, in buona parte con equipaggio a bordo quasi a pieno organico. Spezzino anche il munizionamento che verrà prodotto nello stabilimento Leonardo, già Otto Melara, che fornirà inoltre l'intero sistema di combattimento della nuova unità. Da parte di MBDA è prevista la predisposizione per l'eventuale installazione di sistemi missilistici di difesa aerea. La Trieste è una nave da guerra multiruolo, unità d'assalto anfibio polivalente, dotata di ponte di volo continuo con una lunghezza di 230 metri per 36 di larghezza, un'area di 7.400 metri quadrati e 9 punti di decollo per elicotteri pesanti o per 4 caccia F-35B. Il ponte può ospitare in piena operatività 14-20 aeromobili. Sull'unità potranno operare gli elicotteri Leonardo AV-101 e NH-90 della Marina.
Sul fronte anfibio le capacità sono molto avanzate come principale arma dell'unità. Il secondo ponte è sotto l'hangar con un'area di 2.300 metri quadrati, ha un bacino allagabile 55 per 15 metri, dimensionato per l'ingresso di mezzi meccanici da sbarco oppure 300 soldati. Avrà un ospedale con sale operatorie, laboratori di radiologia e analisi, gabinetto dentistico e zona degenza per 28 ricoverati gravi per un totale di 700 metri quadrati. Potrà condurre operazioni anfibie e a lungo raggio in teatro operativo, ma potrà anche essere impiegata per l'evacuazione di personale non combattente da territori esteri, operazioni di assistenza umanitaria e concorso in caso di calamità. Risposta da parte dell'amministrazione comunale della Spezia e del sindaco Peracchini sulle 60 navi militari contenenti amianto e ancora in servizio nella base navale spezzina. La notizia era apparsa nella giornata di ieri sul Secolo XIX in un articolo contenente anche la vicenda della richiesta della mappatura dei tetti in Eternit all'interno dell'arsenale. Il Comando Marittimo Nord, in una lettera del 21 ottobre 2019, ha comunicato che la documentazione relativa alla mappatura amianto era disponibile per la consultazione. Il sindaco Peracchini, il 6 dicembre 2019, ha presentato richiesta di accesso agli atti al Comando Marittimo Nord, atti che sono stati consegnati il 18 dicembre 2019. Questo appunto quanto dichiarato in una nota dell'amministrazione. Gli spezzini non pagano le multe, quanto emerge da un sondaggio del Sole 24 Ore relativo all'anno 2018. La città ligure è anche la peggiore del centro-nord. Il servizio di Jacopo Cidale. Spezia batte massa, ma questa volta la vittoria è poco invidiabile. Si tratta infatti di multe non pagate e nella città ligure, secondo un'indagine del quotidiano Sole 24 Ore relativa all'anno 2018, solo il 23,4% delle sanzioni vengono saldate. In termini effettivi, a fronte di 3.436.000 euro di multe, l'incasso sarebbe arrivato ad appena 804.759 euro. La Spezia è la peggior città del centro-nord per multe non pagate, mentre a livello nazionale occupa il 12° posto. In testa alla graduatoria, e quindi la peggiore di tutte, è Catania con solo il 5,3% delle sanzioni riscosse, mentre la più virtuosa è la vicina Massa, dove su 1.169.369 euro di multe vengono pagate 1.158.054 euro, cioè il 99%. Tornando in Liguria, Genova incassa il 43,7%, ovvero 17 milioni, a fronte dei 38.934.000 euro attesi. Insomma, nel complesso nazionale i dati non sono incoraggianti. Sulla situazione alla Spezia interviene però il sindaco Peracchini, che contesta i dati. Nel 2018 sono entrati 2.301.000 euro per le violazioni del codice della strada. Il dato degli 804.759 euro è inspiegabile. Penso si tratti di un errore. È stato consegnato ieri dal Vescovo al termine della messa pontificale dell'Epifania il premio della solidarietà. Il premio viene promosso ogni anno dalla Caritas diocesana per sostenere persone o gruppi che si sono distinti nel loro impegno verso il prossimo. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. Valutate ampiamente le candidature giunte, il Comitato ha ritenuto opportuno conferire il premio della bontà per l'anno 2019 al gruppo Giovani dei Sabati della Carità. Ero emozionato, si è anche sentito, quindi non è che l'ho nascosto, proprio per l'amicizia e la condivisione che mi lega sia con Suorelli che ma anche con i ragazzi che sono qui presenti, e pertanto come Caritas, che coordina, diciamo, la commissione di questo premio, invito con tutto il cuore Suorelli, insieme alle catechiste, insieme alle collaboratrici e ragazzi, il presidente dell'Lions, dottor Pomo, qui vicino al Vescovo, per la consegna e il ricevimento del premio. Con la consegna del premio della solidarietà, che quest'anno va ai ragazzi del sabato, una singolare e utile esperienza del dopo Cresima, un periodo sempre difficile
nel cammino della formazione spirituale e umana delle persone, che può diventare, come è stato in questo caso, un'occasione importante di solidarietà e di crescita. E questo avviene da alcuni anni in centro città, a La Spezia. Proprio oggi la diocesi, attraverso il vescovo, dà un'attestazione solenne con questo premio a questo gruppo dei ragazzi della Carità, costituito da ragazzi e da ragazze del Dopocresima, che viene promosso ogni anno questo premio dalla Caritas diocesana per sostenere persone o gruppi che si sono distinti nel loro impegno verso il prossimo. E quest'anno appunto il premio va a questi ragazzi del sabato e alla loro guida, suora Elisabetta Castellani, delle Figlie della Carità della Pia Casa, in salita Quintino Sella alla Spezia. L'iniziativa ha una radice catechistica ed evangelica a 4 parrocchie del centro cittadino della Spezia, e i ragazzi vanno a cercare in solidarietà i senza tetto, a visitare gli anziani con opere concrete di carità, e questo va a loro merito, e giustamente la diocesi attraverso questo premio ha voluto dare atto di questa bella esperienza. Il presidente dell'Lions, dottor Pomo. Anche per il 2020 le utenze domestiche che usufruiranno ancora del servizio di raccolta porta a porta avranno l'obbligo di utilizzare il sacco viola, conforme per la raccolta della frazione residua. A partire da questa mattina saranno a disposizione 3 sportelli dedicati, uno in comune, un altro alla Spezia Risorse e un ultimo nella sede di ACAM. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina. Da questa mattina i cittadini possono ritirare i sacchetti viola per l'indifferenziato. Dove possono rivolgersi i cittadini? Sì, sono 3 postazioni, presso il Palazzo Comunale, presso Spezia Risorse e presso ACAM, quindi Piazza Europa, Via Picco e Via Pascoli. Finalmente oggi si parte con la nuova distribuzione, invitiamo i cittadini a venire allo sportello a raccogliere, a prendere, a prelevare i propri sacchetti. Abbiamo fatto meno sportelli rispetto alle precedenti distribuzioni perché riteniamo che ci siano meno affluenza in questo momento, perché i sacchetti verranno scaglionati nel tempo, e poi abbiamo notato che i cittadini hanno differenziato bene, quindi sicuramente avranno ancora dei sacchi a disposizione presso le loro abitazioni. Questo per i cittadini che ancora usufruiscono del sistema porta a porta. Sì, c'è ancora una parte di cittadini che usufruiscono del sistema di porta a porta, continueranno a farlo, invece c'è una parte, quindi 7 quartieri che nella primavera passeranno alle isole zonali. Implementeremo le isole zonali con ulteriori 96 isole, arriveremo fino a 161 isole per 27.700 utenti. Quindi ci sarà una zona, diciamo, della città e alcuni cittadini che avranno un sistema promiscuo nell'annualità, quindi una parte porta a porta col sacco viola e dovranno ritirarlo e avranno delle dotazioni ridotte, la metà rispetto a quelle preventivate per l'anno, e poi nella parte successiva dell'anno passeranno a isole zonali. Continua l'esperienza della raccolta differenziata. Quali sono gli obiettivi che l'amministrazione comunale si pone per il 2020? Ma l'obiettivo ambizioso è quello di una percentuale della raccolta dell'80%. Non è semplice in un comune come il nostro, da quasi 100.000 abitanti, ma crediamo che l'impegno profuso fino ad oggi possa effettivamente portarci a questo risultato. Sicuramente un'altra ambizione, tenuto conto della nuova dispositiva ARERA, delle tariffe, della nuova tariffazione ARERA, che è il gestore, diciamo l'autorità che stabilisce le tariffe per quanto riguarda i rifiuti, però un'ulteriore ambizione è quella di ridurre ulteriormente le tariffe per i cittadini. Il quadro della meningite in Liguria non è epidemico, siamo sotto i 5 casi l'anno e in Italia si parla di 200 casi all'anno. Siamo in linea con i numeri nazionali, i cittadini possono stare tranquilli, lo ha detto l'infettivologo del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, facendo il punto sui casi di meningite dopo la morte a Capodanno di una donna di 36 anni per meningococco C, terzo decesso a Genova in 40 giorni. Arriverà tra 15-20 giorni il picco influenzale in Liguria, in ritardo secondo le previsioni che non tenevano conto delle temperature più alte rispetto alla norma di stagione. Lo pronostica il direttore del Dipartimento di Igiene dell'azienda ospedaliera San Martino, Giancarlo Icardi.
Siamo ancora in una fase di circolazione sporadica del virus dell'influenza in Liguria. Per quanto riguarda gli isolamenti virali, spiega, abbiamo osservato solo qualche caso di influenza, però quando andiamo a cercare l'agente patogeno spesso troviamo i cosiddetti batteri di stagione, ma non il virus influenzale, se non sporadicamente. Cambiamo argomento, più di un centinaio di alberi raccolti durante la prima giornata dell'iniziativa Porta il tuo albero natalizio in Piazza Europa. Una scelta ecologica, ma tra gli obiettivi anche la valorizzazione del nostro territorio. Vediamo il servizio con le immagini di Davide Morina. Da quest'anno chi vorrà dare una seconda vita al proprio albero naturale di Natale potrà farlo, alberi che verranno appunto ripiantati. Sì, ringraziamo i cittadini spezzini perché veramente hanno accolto positivamente questa iniziativa. Oggi abbiamo già più di 100 alberi, quindi già hanno aderito veramente in modo importante. I cittadini più di 100 alberi sono stati portati presso questa postazione. Domani siamo di nuovo qui dalle 8.30 alle 12, dalle 13 alle 18.30. Quindi invitiamo ancora i cittadini a partecipare e aderire come hanno fatto fino adesso. Qual è il destino di questi alberi, dove verranno ripiantati e come? Sì, questi alberi torneranno all'ambiente, quindi avranno una duplice funzione. Quelli buoni, utilizzabili, saranno ripiantati al Monte Parodi, mentre invece quelli che non sono più utilizzabili perché non si riuscirà a ripiantarli, verranno utilizzati come ammendante, quindi saranno portati all'impianto di compostaggio, diventeranno compost e quindi torneranno in natura. Quindi in ogni caso sarà un ritorno alla natura. È veramente dal punto di vista ambientale una soddisfazione da parte nostra, dell'amministrazione, e ringraziamo ancora veramente i cittadini. C'è la volontà anche di prolungare un eventuale prossimo anno il progetto? Sì, non pensavamo di avere un'adesione di questo tipo. Oggi ci siamo organizzati, abbiamo portato dei mezzi in più per sopperire al carico di alberi, ma sicuramente l'anno prossimo lo ripeteremo e rafforzeremo addirittura il servizio. Questo pomeriggio alla Mediateca regionale Sergio Fregoso alla Spezia il celebre attore e drammaturgo Moni Ovadia, in un incontro pubblico organizzato dal comitato Ricovertiamo Self Future insieme a una rete di associazioni locali, ha parlato della situazione che sta attraversando il popolo palestinese. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani con le immagini di Raffaele Maulella. Moni Ovadia alla Spezia per parlare di Palestina in un convegno che definisce il popolo palestinese solo ed oppresso. Sì, il popolo palestinese oggi io credo che sia il popolo più abbandonato al mondo, perché non solo è oppresso, occupato, colonizzato, i suoi giovani, i suoi bimbi, le sue donne, i suoi vecchi sono sottoposti a uno stillicidio di vessazioni interminabili, ma è anche un popolo che subisce una vera e propria orchestrazione di stile mafioso sul silenzio che lo deve circondare. Non solo lo si sottopone a ogni sorta di abuso, ma si vuole anche che non se ne parli. Allargando un po' lo sguardo al Medio Oriente, politicamente assomiglia molto ad una polveriera. Come cambia, secondo lei, anche per il nostro paese, per l'Occidente, lo scenario dopo la recente uccisione da parte di un raid americano del generale Soleimani? L'uccisione del generale Soleimani, voluta da Donald Trump, della cui salute mentale peraltro io dubito, non è una cosa, è dissennata, ma fa parte di una strategia. Gli Stati Uniti non riescono a vivere senza un nemico. Naturalmente quando parlo degli Stati Uniti parlo dell'establishment, non il popolo americano. Gli Stati Uniti hanno sempre bisogno di un nemico. Se non hanno un nemico, tutta la loro costruzione di propaganda strutturata su delle abilissime menzogne crollerebbe di colpo, perché gli Stati Uniti sono un impero vero e proprio, solo che adesso ci sono i cinesi e anche i russi sono tornati ad essere abbastanza cattivelli secondo lo standard americano, e allora purtroppo
La nostra speranza sta un po' in questi autocrati che contrastino questo sistema americano che, camuffato con la scusa della difesa della democrazia e della libertà, si permette ogni tipo di arbitrio possibile su questa terra, tipo andare a ammazzare qualsiasi essere umano possono ammazzare, dicendo che questo corrisponde, ed è la frase più sinistra che esce dalle amministrazioni americane, our national interest. Parliamo di Epifania, la settima edizione della Befana viene dal mare e ha fatto divertire grandi e piccini, tra doni, canti e la sfilata dei mezzi storici. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani con le immagini di Davide Morina. Grande successo per la settima edizione della Befana viene dal mare, organizzata dalla Life on the Sea Onlus della Spezia. Eccezionale l'affluenza al porto Mirabello, da dove ha avuto inizio la manifestazione e dove sono stati distribuiti doni a tutti i partecipanti. A salutare i bambini anche l'assessore Giulia Giorgi. La Befana viene dal mare è un'iniziativa che ormai da qualche anno fa parte della nostra città. Voglio ringraziare prima di tutto Francesco Longardo e l'associazione Life on the Sea per aver realizzato anche quest'anno questo importante evento. È un evento che unisce grandi e piccini, comunque nello spirito sempre di un festeggiamento molto importante per noi e per la nostra cultura, che è l'Epifania. La chiusa anche, diciamo, di tutte le festività natalizie, che ha visto comunque un sorriso nei volti dei nostri bambini, dei nostri concittadini spezzini, che hanno visto arrivare da una barca la Befana, che ha donato loro caramelle e tanti altri piccoli doni. Questo, insomma, l'ultimo sorriso dei bambini pronti poi per rientrare a scuola. A seguire sfilata cittadina con le auto d'epoca, le Vespe, Passione Maggiolino con la partecipazione di Herbie Maggiolino Tutto Matto e i bus storici di Historic Bus. Siamo felici perché la manifestazione ha funzionato come ogni anno, anzi abbiamo avuto un incremento di persone, tanta gente ha partecipato allo sbarco della nostra Befana e vorrei ringraziare tutti coloro i quali hanno partecipato concretamente a questa manifestazione, gli amici del CAMS, Passioni Maggiolino, Storic Bus, Vespa Club, insomma tutti coloro che hanno veramente contribuito a questa manifestazione. La Befana ha fatto poi sosta in piazza Sembon e la sfilata è proseguita sino in largo Fiorillo. La serata si è conclusa all'interno del terminal crociere, dove si sono esibiti i ragazzi di Intense Vocal Workout preparati da Monica Magnani. Il presidente di Life on the Sea, Francesco Longardo, ha dato appuntamento al 2021 per l'ottava edizione. Ringrazio veramente Tele Liguria Sud, che partecipa ogni anno con le sue riprese e dà voce alla nostra associazione, alla nostra Life on the Sea Onlus qui a Spezia. Vi do appuntamento alla prossima edizione 2021 con la Befana viene dal mare, chiaramente ottava edizione. Graditi ospiti delle nostre macchine d'epoca, faremo questa. La Liguria mantiene buoni i risultati di Capodanno e si conferma protagonista delle festività natalizie. Per il fine settimana dell'Epifania il tasso di riempimento medio degli alberghi in tutta la regione era dell'80%, in particolare nelle località costiere più rinomate della Riviera di Ponente e del Tiguglio. Fanno il pieno anche le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti. Al via un archivio fotografico del presepe luminoso di Manarola, creato da Mario Andreoli. Questo è il progetto del Parco Nazionale delle Cinque Terre in collaborazione con l'associazione Amici del Presepio di Mario Andreoli e la consulta dei giovani del Parco Nazionale. Nel periodo in cui l'opera rimarrà accesa, dall'8 dicembre 2019 fino a fine gennaio 2020, sarà possibile inviare foto anche delle edizioni passate, così da creare una memoria storica di una tradizione arrivata ormai alla 58esima edizione. Passiamo allo sport con l'arrampicata sportiva. Viola Battistella, la giovane arrampicatrice spezzina, grazie ai risultati conseguiti negli ultimi anni, è entrata a far parte del gruppo sportivo giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Moena. Nel 2020 quindi Viola gareggerà con i colori della Polizia di Stato del Centro Addestramento Alpino delle Dolomiti. Nei giorni scorsi l'atleta aveva segnato anche un altro primato, la prima salita femminile al Muzzerone allo Specchio di Atlantide, la via più difficile della zona. Calcio, festa per il settore giovanile del Magrazzurri al termine della prima parte di campionato, un'occasione per un bilancio annuale con il direttore sportivo Andrea Benvenuto. Il servizio è di Andrea Catalani.
Dunque, direttore sportivo, questa festa qui che da voi al Magrazzurri vivaio non manca mai ogni anno è riuscita, tanto per cambiare, anche questa volta, direi, no? Sì, per fortuna la società ci tiene molto che tutti gli anni venga fatta e anche quest'anno siamo riusciti a organizzarla abbastanza bene con una buonissima partecipazione. Fortunatamente sono venuti anche i giocatori della prima squadra che per i ragazzi più piccoli sono un po', insomma, lo specchietto di quello che potrebbe essere il loro futuro, insomma, quello che gli auguriamo a tutti. Bene, a fine anno si può cogliere l'occasione per farti fare un po' un punto della situazione che poi per te, che come direttore sportivo, anche se sei qui al Magrazzurri da più tempo, per te appunto è come dire un primo scorcio questo che si chiude come esperienza da direttore sportivo del settore giovanile del Magrazzurri, carica in cui ti sei insediato all'inizio di questa stagione, quindi primo bilancio, diciamo così, al riguardo, dai. Sì, praticamente quest'anno io insieme a Enrico Carannante, che è la persona che mi sta dando una grossa mano, e a Saverio Franchini, che poi è il direttore generale del Magrazzurri, abbiamo preso questo incarico per cercare di dare una mano alla società che ci ha chiesto di ristrutturare un pochino il settore giovanile, perché negli anni passati ci sono stati un po' troppi avvicendamenti e quindi non ha fatto bene per una questione di continuità. Adesso abbiamo trovato questa formula e abbiamo cercato di dare un assetto un po' differente, cercando di sistemare tutte le annate che ormai erano già più o meno fatte, ma soprattutto il grosso del lavoro è già pianificare quello che sarà il prossimo anno, che per noi sarà, diciamo, l'anno della svolta, nel senso che abbiamo intenzione di ampliare sia l'organico delle squadre, delle varie annate, ma anche l'organico per quello che saranno poi gli allenatori che verranno a darci una mano, e speriamo, insomma, di riuscire a fare un buon lavoro, insomma. E in conclusione vediamo le previsioni del tempo. Giornata che si prospetta serena su tutta la regione, a parte locali nebbie sui versanti padani, in diradamento già dal primo mattino e qualche sottile velatura in transito in serata. Sulla costa al mattino e al pomeriggio sereno, umidità sui valori medi, venti forti, mare mosso, temperature che si aggireranno da una minima di 10 a una massima di 15. E con le previsioni del tempo io vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie e arrivederci.